caso anche molto organizzativo che hanno fatto oltre a quello di relazione. Voglio ringraziare anche le associazioni presenti. Abbiamo voluto invitare questa mattina intanto delle associazioni del volontariato che in linea con quelli che sono un po' gli ambiti di competenza civile, dell'assistenza pubblica, dell'Avis e anche di un comitato da poco costituitosi che è il comitato Pro Sangha, che però in pochi anni ha fatto delle opere straordinarie, veramente tirando fuori ancora una volta il meglio del volontariato borgotarese, mettendo insieme tante collaborazioni, mettendo insieme tante energie, mettendoci tantissimo dell'impegno personale dei volontari, così come l'assistenza pubblica che ha una sua fetta di operatività legata proprio al mondo dire qualcosa e alle associazioni. Salve a tutti, come diceva il sindaco prima, c'è bisogno di idee, di nuove idee, credo che i giovani possano portare questo. La cosa importante è quella della collaborazione, il progetto infatti di costituire una consulta giovanile che quindi abbia sia a livello organizzativo che anche appunto di progetti la possibilità di portare il proprio pensiero e la propria parola. Questo appunto. Gli amici comuni ho voluto intraprendere all'interno della nostra comunità. Mi sembra importante sottolineare il fatto che questa sia un'amministrazione che sta veramente guardando al futuro, perché tiene in considerazione i giovani. Lo dico io che giovane, cioè che sono tra una delle più vecchie del nostro gruppo consigliare, però anch'io ho intrapreso questo cammino con molto slancio e con molta soddisfazione proprio perché siamo affiancati da persone giovani, da persone Non è che non vogliamo parlare di disagio, perché in realtà di disagio anche nella nostra realtà ce n'è tanto, però è proprio cambiando marcia, cioè assumendo il problema non soltanto dalla parte del disagiato, ma dando quegli strumenti attraverso soprattutto una consulta giovanile ai giovani per poter proporsi e per poter affrontare anche le difficoltà nel contesto che purtroppo prima di tutto è economico e poi dopo diventa anche chiaramente sociale, può essere un modo intelligente per proporre delle soluzioni e quindi impedire che si arrivi al disagio. Quindi una delle possibili soluzioni. Passione e l'attenzione a questi problemi da parte dei nostri cittadini borgotaresi. A Borgotaro il volontariato è una cosa forte che viene sentita molto dai nostri cittadini e che quindi arricchisce naturalmente questa nostra comunità. E poi naturalmente ci sono problemi dei giovani, ci sono Comune, il Consiglio Comunale di Volontari si è rinnovato, basta guardare, io li guardavo. La Montelli dice no, sei giovane anche te un po', però guardavo la Claudia, guardavo lui e diceva guarda che bello, lui è giovane anche lui di questo Consiglio, diceva guarda che bello. Borgotaro è riuscito a fare un'operazione veramente importante e guarda che bello che il primo assessore che viene a Borgotaro è l'assessore delle politiche giovanili. Non guardo del Nemo perché è un uomo riciclato, queste cose, no, scherziamo. Quindi penso che questa sia una cosa molto importante. È assessore anche alle pari opportunità, non bisogna ricordarsi, visto che ci sono anche delle donne, la Donatella. È stata promotrice di una legge molto importante in regione, noi siamo stati vicini di scranno in regione, lei ha presentato una legge per quanto riguarda il diritto allo studio dei figli dei lavoratori, dei morti sul lavoro. Questa, ed è stata una legge molto importante. Piace partire con le notizie meno belle, abbiamo due problemi in termini di cooperazione.
un taglio delle risorse, quasi un azzeramento a livello nazionale, un taglio che abbiamo dovuto fare anche noi come regione l'anno scorso di circa 1 milione, su 2 milioni o qualcosa di bilancio che era negli anni passati, e anche un'opinione pubblica che se non conosce appunto la realtà di cooperazione, di volontariato e quant'altro, diventa abbastanza ostile, c'è stata molto ostile come regione. Quindi io ho anche chiesto al mondo della cooperazione, alle associazioni, chiaramente alle ONG più grosse dell'Emilia Romagna, o comunque anche a quelle piccole, perché ho girato soprattutto il territorio per politiche giovanili, però l'anno scorso, quest'anno poi non ce l'ho fatta per altri motivi, ma sono andata anche a vedere l'iniziativa, si chiama Festa del Volontariato in provincia di Modena, in cui ci sono tutte le associazioni che si occupano a vario titolo di cooperazione nel territorio attorno a Modena e provincia. Sono piccole realtà, sono associazioni di volontariato, sono